Ciao a tutti e grazie. Grazie veramente tanto. Grazie ai tifosi, grazie agli amici, ai compagni e agli scompagni. Grazie agli avversari, perché quando batti dei grandi avversari la vittoria ha un valore e un significato diverso. Questa vittoria per me è importante perché marchia fuoco e scolpisce sul marmo quel periodo vissuto a Ravenna, quel periodo che è stato secondo me la base del progetto, del percorso che ha portato Ravenna dove oggi. Ravenna oggi è la migliore squadra di A2, è una squadra che merita la Serie A per quello che ha fatto, per le caratteristiche di non mollare mai, di aver voglia di giocare insieme. Caratteristiche appunto che secondo me partono da lontano, da quel periodo, dagli anni di Ciccio Ciocca, di Max, di Marcello, di Schulz, di Valerio, di Quarto, del grande Frigoli che, se vi ricordate, prima del Mambia Bomba Rimini mise due tiri liberi fondamentali. Poi l'anno dopo, l'anno fantastico della promozione della Coppa Italia, delle 20 vittorie, con il grande timoniere Lupo che sicuramente ha lasciato dei grandissimi ricordi a Ravenna, del grande Cecca che per vincere ha capito che doveva venire a Ravenna e non rimanere a Rimini, del grande Eugi, del re Giorgio, Bedo, Cico, Penz, Cerni, Locci. Quella squadra veramente era qualcosa di spettacolare. È proprio da lì che si è creato quel legame con i tifosi che oggi porta 3.000 persone al Palais d'André. È nato da lì, dalla voglia appunto di essere uniti. E l'anno che nacquero i Leoni Bizantini, l'anno appunto dove si fortificò questo legame tra squadra e persone, più che tifosi, persone che venivano a vedere le partite, perché hanno dato un messaggio di tifo bello, non tifo da stadio ma tifo di famiglie che volevano solo venire a tifare i propri idoli e a vedersi una bella partita di basket. Gli anni dopo sono stato una naturale conseguenza di quello impostato in quegli anni là. Le due persone che chiaramente hanno portato avanti il progetto prima e ora, Giorgio Bottaro e Giulio Trovato, hanno fatto e stanno facendo un lavoro incredibile. Ma le due persone che secondo me sono fondamentali in questo percorso, che hanno dato le basi, che hanno dato l'incipit a tutto, sono il grande Roberto, il nostro presidente, a cui mi sento veramente legato, una persona stupenda che ha dato anima e corpo in tutto e sta dando anima e corpo dal punto di vista delle emozioni, delle gioie e delle arrabbiature, magari poche visti i risultati di questi anni. E poi di una persona che non c'è più, che ho conosciuto poco e che però mi ha dato tanto, Giorgio Morigi, una persona che è amata da tutti quanti. Tutti quelli che ho conosciuto a Ravenna lo amavano e rispettavano come persona. Lui mi ha fatto capire cosa significa indossare quella maglia. Gli unici che hanno un trade union in questo percorso sono Babes, Fauro, Mingo e il grande Miccoli, Maurizio, che sono le uniche persone che sono rimaste sempre in tutti questi anni, persone fondamentali per quello che è Ravenna. Vi ringrazio, vi chiedo quando partirà la sfida nazionale di sostenermi ancora, e vi saluto e vi abbraccio, il vostro ex capitano.